subito nell'ultimo decennio in maniera pesante i segni della crisi che abbiamo attraversato. Se oggi guardiamo i dati economici, ci accorgiamo che in un paese che complessivamente soffre ancora, noi dobbiamo ricordare che l'Italia e la Grecia sono gli unici due paesi d'Europa che non hanno recuperato il valore del prodotto interno lordo del 2008, quando è cominciata la crisi. Ma in questa sofferenza complessiva la sofferenza del Sud è maggiore, perché il Mezzogiorno non ha oggi ha 10 punti di PIL inferiore a quelli dell'uscita del 2008, di quando è cominciata la crisi. Quindi significa che qua la crisi ha picchiato tutto. Quando vediamo i numeri che prima ricordava Maurizio delle difficoltà che ha attraversato il sistema universitario in questi 10 anni, 1 miliardo in meno di finanziamento, 10.000 docenti in meno, dobbiamo anche ricordare che questi anni sono stati anche anni in cui in un paese dove c'è la percentuale più bassa di laureati nei paesi dell'OCSE, noi abbiamo avuto anche un calo significativo di iscritti all'università. Oggi che siamo usciti o stiamo uscendo, sperando di non rientrare da questa crisi, ci accorgiamo che però le cose non sono come prima. Perché se il numero di immatricolati è quasi oggi uguale a quello del 2008, la loro distribuzione nazionale è molto cambiata. Il sud continentale ha perso il 15% degli immatricolati, le isole hanno perso il 25% degli immatricolati e il nord ha il 20% di immatricolati in più. Questo ci deve fare profondamente riflettere, perché dobbiamo capire che cosa questi numeri significa, da che cosa sono originati. E analizzando questi numeri sono originati da 3 fattori. Una riduzione della natalità nel sud, che oramai sarà nei prossimi anni, i cui effetti nei prossimi anni saranno ancora più significativi. Una riduzione del passaggio da scuole superiori a iscrizione all'università. Noi abbiamo già una percentuale molto bassa, intorno al 45%, questa è scesa nel mezzogiorno. Quindi significa che i ragazzi o le loro famiglie forse non hanno la possibilità o non credono che l'investimento in università sia importante. E un aumento di una migrazione degli studenti verso il nord, e i numeri che sono stati fatti vedere ci dimostrano che questa migrazione non è legata alla mancanza di una qualità dell'offerta formativa, ma prevalentemente alla visione di maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro che gli vengono offerte dalle regioni del nord. Questo significa che nel sud le università hanno una responsabilità ancora più grande, perché rappresentano quell'asset determinante che può essere la leva per una crescita economica e civile di questi territori. Per far questo noi abbiamo una grande responsabilità, mi fa piacere parlare qui oggi a Foggia, anche in presenza di tanti lettori meridionali con cui abbiamo condiviso questi anni di lavoro comune. Abbiamo una grande responsabilità, perché abbiamo la responsabilità di essere protagonisti di un'università che sia un'università di qualità, che sia vicina agli studenti, che sia molto lontana da degli stereotipi che in passato sono stati prevalenti di una gestione non trasparente o familistica dei nostri atenei, ma guardando alla valutazione, al merito, alla qualità come valore determinante per garantire un'offerta di competitiva ai tanti giovani che si affacciano alle nostre aule, ai tanti giovani che le famiglie mandano